Salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 ci ritroviamo in Rainbow Six Siege. Allora andiamoci a fare una bella partita multigiocatore. Allora, molti di voi mi hanno scritto: per Luigi devi essere molto tattico, devi rimanere lì, devi aspettare, non è un gioco come gli altri, non è come Battlefield o Call of Duty che devi andare lì a spaccare. Lo so ragazzi, l'ho detto io anche nei primi video, ma il problema principale è che se non giochi con determinate persone, non parli, non ti metti d'accordo, vedi i tuoi compagni di squadra che vanno allo sbando. Chi se ne va a destra, chi se ne va a sinistra, chi non difende, chi spara il compagno di squadra, chi ti caccia dalla squadra come nell'ultimo video, e ti ritrovi in poche parole a non divertirti in questo gioco. Oggi speriamo che troviamo delle persone fatte a persone che sanno giocare per la prima volta, una delle pochissime volte, forse una volta mi è successo portando video su YouTube che è andata bene perché hanno giocato bene. Comunque, noi proveremo a fare come mi avete detto. Lo so ragazzi, alcuni mi hanno detto siamo disponibili anche a giocare insieme a te, però ragazzi io la mattina registro, quindi molto probabilmente voi o lavorate o andate a scuola o all'università, e quindi non è facile. Quindi chi vede nel programma video Pierluigi che registra Rainbow Six Siege il giovedì sa che il giovedì mattina lo registra verso le 11, verso mezzogiorno, poi vabbè ci si può mettere anche d'accordo. Aspettiamo che il gioco decida di trovare gli avversari e ci vediamo direttamente in gioco. Eccoci qua, mamma mia quanto tempo per trovare la partita ragazzi. Una cosa deve fare questo gioco, essere veloce nei server a trovare altri utenti ci mette davvero troppo tempo, o almeno oggi. Comunque è sempre stato così. Guardate, io metto la barricata, pazzo YouTube rompe, non per qualcosa. Comunque proviamo ad aiutare la nostra squadra. Poi ragazzi fatemi sapere, perché molti di voi mi hanno detto non mettere le canzoncine durante il gameplay, perché sennò rovina diciamo l'esperienza di gioco. Ragazzi fatemi sapere se volete o non volete canzoncine di sottofondo. Le metto perché ragazzi alla fine portare una canzoncina nei momenti morti dove non parlo, madonna ti sparerei in testa. Madonna mia ragazzi, come fai a essere calmo in questo gioco? Tu metti le barricate e loro te lo rompono, invece di rallentare gli avversari stai lì a combattere con i tuoi compagni di squadra. Qua sta sto maledetto drone. Dai, vai via. Ok, vediamo che succede. Allora, qua abbiamo tutto barricato. Ok, bravi. Speriamo che questo pazzo YouTube sia bravo, visto che fa YouTube, almeno spero. Non vi ammazzate, per favore. Avete detto devo essere bello calmo? Proveremo. Proveremo a stare molto calmi. Ok. Bravissimo, bravissimo. Almeno quello l'ha fatto. Allora, ci mettiamo qui, visto che siamo bene protetti. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Per il momento siamo tutti nella stessa stanza e questa è una cosa buona. Vediamo che succede. Eccolo lì, eccoli lì. Sono arrivati. Oh mio Dio, la flash. Vedete, si mette avanti. Ma porco Giuda, sto io, che cacchio fai là? Mamma mia. Aspettiamo, non andiamo tutti dalla stessa parte, sennò succede un casino. Ecco, uno è morto, bene. 3 contro 5, stiamo perdendo. Ecco, si mette lui avanti, bravo, bravo. Ma levati dai coglioni. Uno l'ha ammazzato, ragazzi. Bene, ha ammazzato un altro. Mamma mia, che culo. Stiamo vincendo con 2 mie uccisioni. Però dai, pazzo YouTube si mette avanti. Ecco. Attenzione, 2 contro 1, è morto pazzo YouTube. Vediamo se fa il giro.
Oppure uscire da qui? Io controllo da questa parte. Tanto c'è il mio compagno che guarda da lì. Spero di non fare cazzate. Per il momento due uccisioni le abbiamo fatte, ragazzi. Forza che ce la facciamo. Mancano 36 secondi e ci portiamo a casa la vittoria. Vediamo. Adesso arriverà come un kamikaze per cercare di ammazzarci. Ok, round 1 Vittoria della vinto. difesa, nemici eliminati. Sarà un miracolo? Sarà una coincidenza? Non lo so. Comunque, sono morti entrambi, se non sbaglio. No. Ok, bene. La prima è stata vinta. Saliamo da qui. Vediamo se ci seguono. Visto che avete detto di giocare tutti insieme. Ecco, ok. Pazzo YouTube è già andato per cavoli suoi. Grazie, eh. Andiamo, andiamo. Scendiamo. Ok, uno l'ha trovato. Andiamo vicino a pazzo YouTube. Due di YouTube devono stare sempre insieme. Oh mio Dio, chi spara? A chi spari? Cambio caricatore. A chi cacchio spara? Andiamo, andiamo. Andiamo a salire qui sopra. Perché spari a cazzo? Noi abbiamo questa, ragazzi. Eccolo lì. È lì, è lì. Ammazzato? No, non l'ho ammazzato. Niente. Ok, uno è andato. Uccidiamo completamente. Ah, siamo rimasti io e pazzo YouTube. Siamo pure con pochissima vita. Andiamo, con calma. Con calma. Con calmissima. Ok, un altro fatto. Mamma mia, oggi. Ok, due contro due. Però abbiamo poca vita. Mannaggia, un peccato. Ok, vai. Ok. Ok, round vinto. Vinto, vinto. Ho eliminato di tutto. Ho eliminato di tutto, ragazzi. Guardate quando si gioca bene. Guardate quando, anche se gli altri si sono fatti ammazzare, però stai lì ad aspettare. Però c'è qualcuno oltre a te che sta lì a giocare, non sta lì così a cacchio. Giocano bene, anche se è rimasto solo uno insieme a me, e riesco da fare uccisioni. Ho fatto davvero una caterba di uccisioni. Tre uccisioni, zero morti, zero assist. Cioè, è spettacolare. Ok, dobbiamo proteggere la stanza. Come sempre, noi ci mettiamo qui bello tutto. Eliminiamo anche sto maledetto con il drone. Ecco un altro maledetto che andiamo a eliminare. E cacchio, levati dai coglioni, deficiente. Siamo a 5 secondi. C'era Contatto nemico con lo un stadio. drone eliminato. E rompono, vabbè. Tanto ragazzi, sa come va a finire sempre, perché ci sono quei 2/3 utenti in questa squadra che rovinano tutto. Però non possiamo chiedere molto in questo gioco se non si gioca con altre persone che conosciamo. Stanno chiudendo di tutto. Uno è morto già, bene. Bravo.
Attenzione. Perché è morto uno? Non l'ho capita questa. Dai, dai, rinforza anche questo muro. Siamo 4 contro 4, uno sta quasi per morire. Nuovo caricatore. 4 contro 3, bravo a pazzo, 3 contro 3. Cacchio! Mannaggia, m'hanno fatto. Questa volta non è andata bene, ragazzi. Vediamo cosa succede, aiutiamo. Aiutiamo pazzo. No, no, è lì, è lì, è lì a sinistra. Oh, uno l'ha fatto. È morto. Come sempre, ogni volta che stiamo per vincere, perché ci serve una sola vittoria, se ne esce uno. E adesso siamo 4 contro 5. Speriamo si collega un altro utente presto, ma davvero non credo che succederà. Andiamo a vedere, siamo in attacco. Vinciamola. Vinciamola, ragazzi, vinciamola, dai. Andiamo, abbiamo trovato l'ostaggio e i nemici. Quindi dobbiamo solo portare a casa la vittoria. Se questo deficiente non spara a cazzo, mamma mia, questo. Che cacchio fa? È tutta la partita che fa così. Ma devi essere un deficiente forte, oh. Cioè, ragazzi, queste sono le persone che giocano a sto gioco. Queste sono. Bravo, fatti capire dove siamo, bravo, bravo. Sei ottimo. Grande, grande, grande giocatore. Hai finito di sparare a cazzo? Vabbè. Che cacchio fa quello? Già sta là. Uno l'ho fatto. Ma fa. Niente, ragazzi. Sono morto di nuovo perché adesso uno sta a destra, un altro spara per cazzi suoi, un altro se n'è andato per fatti suoi. E questo succede quando si gioca così. Speriamo la vinciamo, anche se siamo 2 contro 4. 2 contro 3. Spara ai morti questo. Non ci posso credere. 2 contro 2. Sta, è morto, è morto. Madonna, ragazzi, non capisce che quello è morto. Continua a spararlo, guardate. Cioè, vabbè, raga, avete visto con chi gioco io? Ecco. 2 contro 1. È morto. Bene, 1 contro 1. Per favore, vincila. Vincila. Bene, oh, abbiamo vinto, miracolo ragazzi, miracolo, bene così, bene così. Ragazzi, se questa puntata di Rainbow Six Siege vi è piaciuta, lasciate un bel like, condividete e commentate, passate alla pagina Facebook e Instagram che è in descrizione, io vi do un bacione e ciao a tutti da PierDarkKnight91 che ha fatto quante uccisioni? 3 assist e 2 morti, non male.